grazie a Beppe per l'invito, grazie a voi di essere qua. Per me è sempre una gioia ritornare in una scuola biblica che è stata, questa mi sembra, pioniera sul tema appunto del ruolo della Bibbia, fondamentale, vitale per ogni chiesa cristiana, e quindi il fatto di porsi in questo rapporto di ascolto rispetto alla parola di Dio è una posizione fondamentale, la posizione giusta. Ecco, allora uno viene sempre volentieri qua proprio per questo motivo. E ringrazio anche per il tema che, devo confessare, lì per lì mi ha lasciato un pochettino perplesso, perché il tema è la Chiesa. Allora mi sono detto, ma come sarebbe la scuola biblica? Dovrebbe parlare della Bibbia e non della Chiesa. Però poi ho capito, pensando meglio, riflettendo di più, che la Chiesa è un tema biblico, fondamentale. La Bibbia è inseparabilmente legata alla Chiesa e la Chiesa alla Bibbia, sia perché la Chiesa è nata, si può dire, dalla predicazione profetica e apostolica, che poi ha trovato la sua sistemazione letteraria nella Bibbia. Quindi si può dire che la Chiesa è figlia della Bibbia, e si può anche dire l'inverso, che la Chiesa è madre della Bibbia, perché il canone biblico, come sapete, cioè la regola, canone vuol dire regola, la regola che la Chiesa ha adottato per sé, voglio vivere, pensare, ragionare, comportarmi secondo questa regola, la Bibbia, la Chiesa se l'è data, creando il canone biblico, dicendo questi sono i libri che compongono il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento lo avevano già composto i rabbini, quindi in un certo senso la Chiesa è figlia della Bibbia e nello stesso tempo è madre in qualche modo della Bibbia. Quindi il rapporto è molto stretto, molto intimo. Vi ricordate che nell'Apocalisse ogni lettera alla Chiesa di Pergamo, di Laodicea, eccetera, lettera alla Chiesa, la Bibbia è una parola alla Chiesa, ma è anche una parola della Chiesa, sulla Chiesa, e quindi, diciamo, il nesso tra Bibbia e Chiesa è un nesso molto stretto. Ora, il tema che mi è stato proposto è, lo sapete, la Chiesa icona del volto di Dio. La Chiesa icona, cioè immagine, icona è una parola greca, eikon, che vuol dire immagine. La Chiesa immagine del volto di Dio. Ora, voi avete avuto la volta scorsa una relazione sul volto del Dio biblico, e quindi
siete al corrente su tutto quello che riguarda questo tema. Mi limito a segnalare il fatto che probabilmente vi è già stato detto, ma che io ho dovuto, per così dire, interiorizzare per affrontare il problema, e cioè che Dio ha un volto. Dio ha un volto. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio non è un'idea. Le idee non hanno volto. Vuol dire che Dio non è un principio, non è una energia, tutte cose che non hanno un volto. Dire che Dio ha un volto significa dire che, ben sapendo di adoperare una metafora, Dio è una persona, sono le persone, anche gli animali, di un certo livello, di un certo tipo, hanno un volto. Ma diciamo, è una persona, un tu rispetto al nostro io. Ma la cosa singolarissima è che, benché Dio abbia un volto, e ci sono innumerevoli passi, ma li avete già ascoltati la volta scorsa, sul volto di Dio, è vietato farsi un'immagine di questo volto. Cioè, da un lato Dio ha un volto, ma non lo puoi descrivere, non lo puoi neppure immaginare, non lo puoi pensare, e questa è una delle, chiamiamole, contraddizioni, o meglio, delle tensioni all'interno del pensiero biblico. E è certamente significativo, questo sicuramente vi è stato detto la volta scorsa, che Gesù, che viene presentato ripetutamente come l'immagine di Dio, l'immagine del Dio invisibile, l'icona del Dio invisibile, Gesù, che pure aveva un volto umano, questo volto non è descritto da nessuna parte, in nessuno degli Evangeli. Perché? Capisco, uno dice, ma no, il volto di Dio come fai a descriverlo? Dio è spirito, eccetera, eccetera. Ma Gesù era un uomo con un volto umano. Allora lo potevi descrivere, perché non l'hai descritto? Probabilmente perché non è il volto esteriore che conta, ma il volto interiore. E questo è, credo, il significato della risposta che Gesù dà a Filippo, vi ricordate, nel capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni, quando Filippo dice a Gesù: mostraci il Padre e ci basta. Gesù risponde: da tanto tempo sono con voi e tu, Filippo, non mi hai conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. E aggiunge: non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me?
Le parole che io dico non le dico da me, è il Padre che è in me che compie la sua opera, le sue opere. Ecco, vedete in che senso chi vede Gesù vede Dio. Lo vede all'opera, nelle parole, nei gesti, nelle scelte, nelle decisioni di Gesù. Ed ecco che cosa vuol dire essere in questo mondo l'immagine di Dio, il riflesso del suo volto. Significa essere talmente in Dio che Dio è in noi. E così diventare trasparenti per l'opera di Dio. Trasparenti per l'opera di Dio. Diventare cioè lo spazio umano nel quale si può vedere che cosa succede quando Dio è all'opera. Perché nel Nuovo Testamento, queste cose probabilmente le avete già sentite, non è soltanto Gesù l'immagine di Dio, ma anche quello che l'Apostolo Paolo chiama l'uomo nuovo, cioè l'uomo che siamo chiamati a diventare, la nostra nuova identità cristiana, il nostro nuovo essere, la nuova persona che, come dice la lettera agli Efesini, abbiamo imparato a rivestire, spogliandoci della vecchia identità, quella del vecchio uomo, cioè quello che eravamo prima di incontrare e di conoscere Gesù. Quel vecchio uomo che siamo ancora sempre, ma che non è più la nostra verità, perché la nostra verità è quello che siamo in Cristo Gesù, quello che cerchiamo di diventare in Lui e con Lui, cioè quella nuova umanità, quel nuovo modo di essere umani che Gesù ha vissuto e con Lui è apparsa in questo mondo. L'uomo nuovo, dice la lettera agli Ebrei, è creato secondo Dio, non più secondo i suoi genitori, cioè a immagine sua, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. E dopodiché segue una descrizione dettagliata di questa vita vissuta secondo Dio, cioè a sua immagine, in modo da riflettere qualche raggio della luce di Dio in questo mondo. Descrizione che si conclude con questa esortazione molto audace, ma che riassume bene tutto il pensiero svolto fino a questo punto: siate dunque imitatori di Dio come figli a Lui cari. Ecco, praticamente dire essere, siate imitatori di Dio, è come dire siate persone nelle quali si riflette qualche raggio della luce che esce, diciamo, dal volto
dal volto di Dio. Ecco. Ecco, abbiamo cercato fin qui di capire questa espressione volto di Dio, dato che il nostro tema è icona del volto, la Chiesa icona del volto di Dio. Formalmente questa espressione non c'è nel Nuovo Testamento, la Chiesa icona del volto. Gesù sì, l'uomo nuovo sì, è icona del, ma la Chiesa globalmente considerata sul piano formale, cioè sul piano dei testi scritti, non c'è. Però c'è. In che senso? C'è nel senso che la Chiesa è il corpo di Cristo, cioè il corpo di colui che è per eccellenza l'immagine, l'icona dell'invisibile in Dio, e quindi è il corpo di quella immagine, e nella misura in cui è effettivamente il corpo di quella immagine, è essa stessa immagine del volto di Dio. E questa è la sua vocazione e la sua missione, essere lo spazio umano comunitario nel quale si riflette la luce di Dio, il volto di Dio che è luce. Questo lo ha detto bene il Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, nel suo documento più importante, che è la famosa Lumen Gentium, io vi leggo l'inizio di quel documento, perché è proprio aderente al nostro tema. Eccolo qua. Siccome Cristo è la luce delle nazioni, Lumen Gentium, questo Santo Sinodo, riunito nello Spirito Santo, desidera ardentemente illuminare tutti gli uomini con la luce di Lui, la luce di Cristo, che si riflette nel volto della Chiesa. Eccolo qua, il nostro tema. La Chiesa, icona del volto di Dio, la luce di Cristo che si riflette nel volto della Chiesa, annunciando l'Evangelo a ogni creatura. È proprio questo il nostro tema, vedere se e come la luce delle nazioni, che è Cristo, immagine dell'invisibile Dio, si riflette o non si riflette nel volto della Chiesa. Ora, svolgere questo tema non è facile, soprattutto per un motivo, che la Chiesa ha molti volti. Molte facce, e non è facile dire quale sia il vero volto della Chiesa, quale sia la vera faccia della Chiesa. Anzi, non è neppure facile individuare dove stia la Chiesa, cioè quale comunità meriti il nome di Chiesa, quale comunità meriti di essere definita corpo di Cristo. Non è facile. Non basta che uno si autodefinisca Chiesa, che uno si autodefinisca corpo di Cristo, non basta.
Chi me lo dice che sei veramente quello che pretendi di essere? Dove sono le tue credenziali? Vi leggo un passo di Lutero che, scrivendo a Erasmo, che gli aveva detto: ma caro Lutero, ma dunque la Chiesa dura da 1500 anni, arrivi tu e credi di scoprire chissà che cosa, e insomma la Chiesa c'è, la Chiesa è una realtà. Allora Lutero scrive: la Chiesa di Dio, mio caro Erasmo, non è qualcosa di così comune come le parole Chiesa di Dio. E i santi di Dio non si incontrano tanto facilmente come le parole santi di Dio. Sono come perle e nobili gemme che lo Spirito non getta dinanzi ai porci, ma che, come afferma la Scrittura, cioè Gesù, le conserva nascoste affinché l'empio non veda la gloria di Dio. Difatti, dov'era la Chiesa di Dio durante il ministero di Gesù? Era nel Tempio di Gerusalemme, con le sue liturgie, le sue feste, i suoi sacrifici, il suo corpo sacerdotale tutto schierato, il suo sommo sacerdote? Oppure era nella sinagoga, con le sue letture bibliche, il suo canto dei salmi, gli scribi e gli farisei che spiegavano la Scrittura? O invece era in quel drappello sparuto di uomini e donne che seguivano quel rabbino irregolare di nome Gesù? Quell'esorcista non autorizzato che guariva i corpi e le anime, ma non si sapeva se lo faceva in nome di Dio o in nome di Belzebub, dio delle mosche? Dov'era la Chiesa? Dov'era? Dov'era la Chiesa durante quella che chiamiamo la Settimana Santa, quando tutti i discepoli spariscono dalla circolazione? Non ce n'è uno che sta accanto a quello che pure avevano dichiarato Maestro e Signore. E quello che era considerato il popolo di Dio gridava: crucifige, crucifige! E a Pilato, che chiedeva: chi volete che io liberi, Gesù o Barabba? Barabba! Dov'era la Chiesa? Forse Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea, il crocifisso, pentito, il ladrone. Era quella la Chiesa? E Lutero conclude, lo dico in latino perché è molto bello, tanto capiamo tutti: abscondita est ecclesia, latent sancti, cioè la Chiesa è nascosta, i santi non si vedono. Ecco perché, caro Beppe, è difficile trattare questo tema. Dov'è la Chiesa?
Ma noi dobbiamo scavalcare la difficoltà, perché sennò ci interrompiamo. Allora io non sapevo che pesce prendere, a essere sincero, e alla fine ho deciso così, ma posso anche aver sbagliato naturalmente. Cioè, ho detto, ma la Chiesa icona del volto di Dio, benissimo. Allora ho detto, perché non prendiamo le quattro caratteristiche fondamentali della Chiesa confessate nel sacrosanto credo niceno-costantinopolitano del 381, quello che viene tra l'altro recitato, credo, ogni domenica nella messa principale, e quella che è condivisa da tutte le chiese cristiane, compresa la Chiesa Valdese di cui faccio parte, cioè sono delle cosiddette note ecclesie, cioè le caratteristiche salienti della Chiesa, che appunto nel credo sono confessate, credo ecclesiam unam sanctam catholicam apostolicam. Allora mi sono detto, prendiamo queste quattro caratteristiche e vediamo che cosa succede, cioè in che misura o in che misura sì, in che misura no, queste caratteristiche della Chiesa corrispondono al volto di Dio. E allora ecco qua come si articola questa relazione. La Chiesa una, icona dell'unità di Dio. Icona, ripeto, vuol dire immagine, riflesso. La Chiesa santa, icona della santità di Dio. La Chiesa cattolica, icona della universalità di Dio. E la Chiesa apostolica, icona, non si può dire della apostolicità di Dio, no, ma icona della parola di Dio, perché dire apostolicità, lo vedremo rapidamente in chiusura, dire apostolicità vuol dire sostanzialmente, come si dice in greco, kerygma, cioè vuol dire sostanzialmente annuncio, vuol dire sostanzialmente predicazione, cioè parola annunciata. Ecco, questa è l'apostolicità. Gli apostoli non hanno fatto altro che questo, hanno annunciato una parola, la parola della croce, la parola della risurrezione di Cristo. E questa parola ha fondato le chiese cristiane, cominciando da Pentecoste, ricordate la predicazione di Pietro, e poi 3.000, 5.000 sono convertiti. Cioè, appunto, allora, apostolicità significa sostanzialmente kerygma, significa sostanzialmente annuncio. Allora, questa è l'articolazione, e dunque la Chiesa apostolica icona della parola di Dio. Allora partiamo con la Chiesa una, icona dell'unità di Dio. Naturalmente, credo, ecclesiam unam, credo, perché non vedo nulla di tutto ciò. Vedo la divisione, ma credo l'unità.
è una confessione di fede. E perché credo una ecclesia, che la Chiesa è una, anche se ne vedo 330 circa, come minimo? Perché credo una, ne credo una, dice non, la Chiesa è una, anche se ne vedo 300. Beh, la risposta la sapete, è quella detta molto bene nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetti 4 a 6, dove l'Apostolo, chi è, chi per esso, dice: c'è un unico corpo. Sentite il martellamento, il martellamento. C'è un unico corpo, un unico spirito, siete stati chiamati a un'unica speranza, quella della vostra vocazione, c'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti e in tutti. Sentite la mitragliata di uno, solo, unico. Ecco, questa è la fede apostolica. Allora, cosa vuol dire? Cioè, che cosa dici tu quando dici credo unam ecclesiam? Io qui ho messo quattro implicazioni, ce ne sono di più, semmai nel dibattito verranno fuori. Allora, la prima cosa che io dico è che la cosiddetta Chiesa visibile e la cosiddetta Chiesa invisibile, cioè la Chiesa che vediamo noi e la Chiesa che vede Dio, non sono la stessa cosa, che queste due chiese non sono due chiese ma una. La Chiesa visibile è la Chiesa, appunto, che si vede, la Chiesa invisibile è la Chiesa che si crede. La Chiesa visibile è la forma storica, concreta, della Chiesa invisibile. La Chiesa invisibile è la verità nascosta, segreta. Potremmo quasi dire il mistero della Chiesa visibile. Ma appunto la forma storica e il mistero, se vogliamo adoperare questa parola che può essere ambigua, adoperiamola lo stesso. Allora, la forma storica della Chiesa e il mistero della Chiesa non si possono separare. Non sono due chiese. La Chiesa visibile è nella Chiesa visibile che si incontra la Chiesa invisibile, perché è in essa, nella Chiesa visibile, che la Chiesa invisibile si rende accessibile, è lì che bisogna cercarla. Quindi, unità della Chiesa significa unità della Chiesa visibile e di quella invisibile, non nel senso che si identificano o sovrappongono, ma nel senso che si appartengono e non possono essere separate. Seconda, ecco, che cosa dici quando dici credo ecclesiam unam? Dici una cosa che nasconde un dramma, una tragedia,
il dramma qual è? Il dramma è che la Chiesa è nata da una divisione, è figlia della divisione dalla sinagoga, della divisione da Israele. Anche se Gesù era ebreo, i dodici erano ebrei, Paolo era ebreo, la prima comunità cristiana a Gerusalemme era composta tutta da ebrei, Paolo era un ebreo, la sua evangelizzazione partiva sempre dalle sinagoghe e soltanto dopo si rivolgeva ai pagani. Malgrado tutto questo, la maggioranza del popolo ebraico non ha creduto in Gesù, è nata la Chiesa accanto alla sinagoga, che ha continuato ad esistere fino ai giorni nostri. Ma siccome l'apostolo Paolo, lui, il traditore dal punto di vista ebraico, no? L'apostolo Paolo, che avrebbe avuto tutte le ragioni di dire il contrario, dice invece che i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, per cui Israele è oggi ancora il popolo di Dio e la Chiesa anche. Ma allora ci sono due popoli di Dio? No, c'è un popolo di Dio in due rami, in due, non so come chiamarli, in due comunità, in due storie. Ma il dramma, questo dicevo, dire ecclesiam unam significa dire anche una tragedia. La tragedia qual è? È che questi due rami del popolo di Dio, queste due parti, queste due componenti, per 2000 anni si sono fatte la guerra, o meglio, i cristiani hanno fatto la guerra agli ebrei, e hanno finito per pensare che l'ebraismo è qualcosa di totalmente esterno alla Chiesa. Un altro mondo, un'altra religione, diciamo pure. Ma questo è il contrario di quello che sta scritto nella Bibbia. Esattamente il contrario, e questa è una tragedia. Appena adesso, ma c'è voluta addirittura la Shoah, che Dio abbia pietà di noi, appena adesso cominciamo a balbettare qualche principio di dialogo, qualche contatto, qualche amicizia. Amicizia. Paolo li chiama fratelli, ma noi non abbiamo più il coraggio. Parliamo di amicizia. Vabbè, meglio amicizia che il ecco. Va bene così. Ma va molto male, però. Allora, che cosa voglio dire con tutto questo? Io voglio dire che quando io dico unam ecclesiam, non posso dimenticare che questa unità, finché non c'è Israele, non è ancora l'unità della Chiesa. E anche se domani il movimento ecumenico radunasse tutte le chiese, tutti i cristiani di tutti i tempi, eccetera, 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 ma
finché non c'è Israele, il popolo eletto, non sarà ancora l'unità della Chiesa come popolo di Dio complessivo. Terza implicazione. È molto evidente è che la divisione della Chiesa tra diverse confessioni e chiese cristiane è, un teologo importante che si chiama Karl Barth ha detto addirittura che è una impossibilità ontologica, cioè ontologica vuol dire nella essenza delle cose, capito? Cioè impossibile, proprio quando tu vai alla radice delle cose, è impossibile la divisione delle chiese. Dice un disordine, un enigma, uno scandalo. Ma qual è lo scandalo? E qui è importante, poi ci sarà tempo di dibattere naturalmente, perché è un argomento anche un po' controverso, ma lo scandalo non è la diversità delle chiese, perché lo sapete bene voi che siete un po' addentro nelle cose del Nuovo Testamento, la diversità esiste nel Nuovo Testamento. C'è una chiesa di Corinto che non è certamente uguale a quella di Gerusalemme, c'è una chiesa dell'Apocalisse che non è certamente uguale a quella delle lettere di Giovanni e così via. Cioè il cristianesimo è nato plurale, questo è un fatto accertato, sicuro, documentato e chiarissimo. Quindi l'unità della Chiesa può essere soltanto una unità plurale. Come l'unità di Dio, perché se noi diciamo la Chiesa icona del volto, cioè della realtà di Dio, diciamo per farla breve, icona di Dio, se tu dici la Chiesa icona di Dio, l'unità della Chiesa icona dell'unità di Dio, ma questa unità di Dio com'è? E beh, è un'unità trinitaria. Padre, Figlio, un'unità plurale. E il Padre non è il Figlio non è lo Spirito, eccetera, eccetera. Cioè, sono, diciamo, cosiddette persone o modi di essere, chiamiamolo, ma sono costitutive della identità profonda di Dio. È una unità articolata, una unità plurale, e così l'unità della Chiesa è plurale, e soltanto se è plurale è veramente unità della Chiesa. Quindi la diversità è parte integrante dell'unità. Ecco. Allora qual è lo scandalo? Lo scandalo non è che esistono chiese diverse, ma che queste chiese diverse non si riconoscono come chiese. Cioè una dice no, tu non sei chiesa, eccetera eccetera. Quindi è questo lo scandalo, è questo che divide. Non che io sono diverso da te pur essendo entrambi cristiani, ma che
che io non ti riconosco come cristiano, no, dico, tu sei un mezzo pagano. Quindi dire credo la Chiesa una significa da un lato dichiarare scandalosa la divisione della Chiesa e dall'altro affermare che l'unità cristiana è costitutivamente una unità plurale, cioè bisogna salvaguardare la diversità superando la divisione. Quello che ferisce il corpo di Cristo come corpo unico, ripeto, è il fatto della divisione, non il fatto della diversità, della pluralità. Infine, la quarta implicazione dell'unità cristiana, beh, questa riguarda il contenuto di questa unità e noi sappiamo che cosa è. Abbiamo il passo meraviglioso, straordinario, si può dire anche rivoluzionario, di Galati 3,28, là dove si dice: qui non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina, perché siete tutti uno in Cristo Gesù. Cioè l'unità cristiana abbatte le barriere maggiori che dividono l'umanità, la barriera religiosa, giudei e gentili e pagani, la barriera sociale, schiavi e liberi, la barriera sessuale, maschi e femmine. Ecco. Questo naturalmente non significa abolizione delle differenze, ma significa che le differenze non dividono, diversificano ma non dividono, cioè le differenze non sono più un ostacolo alla comunione. E questo, venendo al sodo, che cosa significa? Significa instaurare nei rapporti umani, la comunità cristiana come modello di umanità, nei rapporti umani la categoria della fraternità. Cioè, se la differenza sessuale non mi divide da te, se schiavo e libero, eccetera, non mi divide da te, cosa vuol dire? Vuol dire che siamo fratelli. Cioè che la base del nostro rapporto umano, come la base del nostro rapporto cristiano, è la fraternità. Cioè si costruisce a partire da questo discorso dell'unità, si costruisce una umanità fraterna. Vengo al secondo punto, cioè la Chiesa Santa, icona della santità di Dio. Allora, santo nella Bibbia, questo lo sapete perché questa è una scuola biblica in cui queste cose sono dette e ridette, santo nella Bibbia significa anzitutto separato, messo da parte, non nel senso di scartato, ma messo da parte, destinato ad altro.
ma significa anche santo, significa anche moralmente, diciamo, impeccabile o comunque a un alto livello di moralità. Allora, dire che Dio è santo, lo diciamo ogni volta che diciamo il Padre nostro, il tuo, sia santificato il tuo nome, cioè tu. Dire che Dio è santo significa dire che è separato da che cosa? Separato dagli idoli, da quegli idoli che noi continuamente produciamo. Il nostro cuore è una fabbrica di idoli, come diceva Calvino. Cioè, Dio è santo nel senso che non è un prodotto umano creato dai nostri bisogni, dai nostri desideri, dalle nostre frustrazioni. Dio è santo nel senso che è altro rispetto a tutto ciò che possiamo pensare, immaginare, sognare, desiderare. Questo è il primo significato. Da questo primo significato della alterità di Dio, della sua separatezza, ma nel senso che non è un idolo, discende, allora, icona, la Chiesa, icona della santità di Dio, discende la Chiesa separata dal mondo, cioè la Chiesa non mondana, cioè la Chiesa che non ragiona come il mondo, che non agisce come il mondo. Che non, la Chiesa che non è mondo rivestito di religione. Ci sarebbe da dire tante cose, ma lasciamo. Santo. Chiesa è santa nel senso che non è mondana, che non si fa dettare la sua agenda dal mondo, che è chiamata fuori ecclesia, voi sapete la parola ecclesia da cui viene chiesa, kaleo, chiamare, ec, fuori, chiamare fuori da. La Chiesa è chiamata, cioè la Chiesa non è una società naturale, come qualunque associazione, partito, qualunque organismo, qualunque società. No, la Chiesa non si costituisce da sé. E non è che noi ci mettiamo d'accordo e creiamo la Chiesa, no, non è così. La Chiesa è chiamata fuori da Dio, fuori dal, come Gesù che chiama i dodici, come Dio che chiama Abramo, fuori dal clan, perché io ti destino ad altro. I dodici pescavano, no, adesso devi pescare gli uomini, non più pescare i pesci. Cioè sei chiamato fuori per essere destinato ad altro. Quindi la Chiesa Santa è la Chiesa che non è un mondo rivestito di religione. Ma poi c'è l'altro significato della parola santo, che è moralmente ineccepibile, impeccabile,
Cosa vuol dire in questo senso che Dio è santo? E che Dio non sopporta il peccato. Che cos'è il peccato? Il peccato è il male, nelle sue mille forme. Il male che noi facciamo, il male che noi subiamo, quello che corrompe. Corrompe i rapporti, corrompe la vita stessa. Questo è il male. Allora Dio è il contrario. Dio è volontà di bene. Tutto ciò che è bene, che è buono, che è virtuoso, che è bello, che è degno, che è onorevole, tutto questo è Dio, è da quella parte lì. E allora il riflesso nella nostra vita, la Chiesa santa in questo senso morale, è la Chiesa che prende sul serio i comandamenti di Dio, non tanto quelli suoi, perché la Chiesa fa molte leggi, no? Una fabbrica di leggi, ma i comandamenti di Dio, cioè soprattutto i 10 comandamenti, sia come Dio li ha dati a Mosè, sia come Gesù li ha interpretati nel sermone sulla montagna. Ora, in questo quadro, se uno si chiede, ma qual è il livello morale medio dei cristiani? È alto o è basso? A me sembra che sia un po' piuttosto basso. E mi sembra che sia piuttosto basso anche da osservazioni molto semplici, quasi banali. Pensate soltanto alle iniziative umanitarie promosse in questi ultimi decenni o in questo ultimo secolo da forze laiche, come ad esempio Amnesty International, Medici Senza Frontiere, Greenpeace. Il grande movimento in Europa, almeno, della lotta non violenta, in America è stato diverso perché lì c'è stato Martin Luther King, ma in Europa c'è un grande movimento di dove i cristiani, nessuno di questi è partito da una iniziativa cristiana. I cristiani collaborano, io spero naturalmente, a tutte queste iniziative, ma nessuno è sono cose che avrebbero dovuto fare i cristiani. Cioè, cose elementari della obbedienza cristiana alla volontà di Dio. E invece ci troviamo a vedere che dei laici che non fanno necessariamente riferimento a nessun Dio, nessuna legge di Dio, hanno preso queste iniziative, hanno fatto quello, hanno fatto il nostro lavoro, quello che avremmo dovuto fare noi ma che noi non abbiamo fatto. Allora uno si chiede, ma come mai? Lasciamo perdere gli scandali, questi vabbè. Lasciamo perdere, facciamo come se non ci fossero, non è neanche la cosa peggiore secondo me. La cosa peggiore non è il male che si fa, ma il bene che non si fa. Allora
uno si chiede come mai. Io vi dico la mia risposta, che può essere naturalmente sbagliata. Io divido nel cattolicesimo e nel protestantesimo. Nel cattolicesimo c'è il culto dei santi, che è fiorente. Che cos'è questo culto dei santi? Secondo me funziona come transfert della santità che dovresti avere tu, la metti nel santo. Cioè, invece di essere santo, hai il santo. Abbiamo il santo. Ciascuno c'ha il suo, perché ce n'è per tutti i gusti. Ma in fondo, se uno ci pensa, è proprio un classico fenomeno di transfer. Cioè la santità è là. Ma guarda che non è così. La santità dove sta? È la tua santità, non quella. Nel protestantesimo che cosa è successo? È successo una cosa diversa, ma che poi alla fine porta allo stesso risultato, che naturalmente Lutero e tutti quanti, giustamente, per carità, hanno insistito sulla famosa giustificazione per grazia mediante la fede. Siamo giustificati gratuitamente, incondizionatamente, eccetera. Benissimo, d'accordo, sì, ma lo scopo della giustificazione non è la giustificazione, bensì la santificazione. E allora nel protestantesimo, ve lo posso assicurare, essendo coinvolto direttamente, la santificazione se ne parla troppo poco, per non dire quasi niente, come se fosse automatica. Una volta che sei giustificato, automaticamente, e invece non è così, non c'è nulla di automatico nella vita spirituale, assolutamente nulla. E quindi anche nel protestantesimo c'è questo deficit di santità. Il cattolico perché lo proietta nel santo, e il protestante perché lo include pensando di averlo nella giustificazione, come se fosse automatico che da uno si passa all'altro. Allora, diciamo, è tempo di... Ecco, allora, cosa vuol dire credo alla Chiesa Santa? Ho detto prima, la Chiesa che non sia mondo travestito religiosamente, ma qui significa anche alzare il livello della moralità. Alzare. Siamo troppo basso. Terzo punto, la Chiesa Cattolica, icona della universalità di Dio. Rapidissimamente, perché vedo che già ho abusato della vostra pazienza. Dunque, ecco, allora noi ci troviamo davanti al Dio, il Dio biblico, lo conoscete, è un Dio molto particolare, perché il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, addirittura di tre personaggi, no. Il Dio di Israele, un piccolo popolo insignificante che nell'antichità non contava assolutamente niente. Però, allora, uno potrebbe quasi dire, ma quello è il Dio di una tribù, e tu me lo vuoi vendere come Dio? No, perché questo Dio di una tribù, nomade per di più, non trovava. Questo Dio, fin dall'inizio, aveva un orizzonte universale, perché ricordate quello che dice ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni
della terra. E quando, vi ricordate il grandioso discorso di Gesù con la Samaritana, che dice: ma dov'è che bisogna adorare, qui, là? Dice: né qui né là, ma i veri adoratori di Dio adoreranno il Dio in spirito e verità. Cioè, questo Dio è bellissimo anche il titulus, la parola, la targa che fu messa sulla croce di Gesù, secondo l'Evangelo di Giovanni, in tre lingue: ebraico, latino e greco, proprio per manifestare la universalità della salvezza. Ecco, allora, universalità di Dio, che cosa vuol dire? Vuol dire universalità della salvezza di Dio. E quindi la Chiesa è cattolica, cioè universale, e questa riflette questa universalità di Dio, che è lo stesso dappertutto. Cattolicità della Chiesa che cosa significa? Significa appunto che la Chiesa è universale. Cosa vuol dire universale? Ha due dimensioni: una dimensione geografica, la Chiesa è la stessa dappertutto, qualunque lingua parli, qualunque colore della pelle, eccetera, 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 è la stessa dappertutto. E dimensione temporale, è la stessa in tutte le generazioni, ma non soltanto nelle generazioni da partire da Gesù, ma anche prima. Difatti qualche padre della Chiesa, come sapete, coniò l'espressione molto bella, secondo me, Ecclesia ab Abel, la Chiesa da Abele, cioè la Chiesa comincia con Abele addirittura, per dare questa universalità nel tempo, nelle generazioni, dall'inizio fino alla fine. Oggi nessuna chiesa è cattolica, purtroppo. Anche la Chiesa cattolica deve precisare la sua cattolicità dicendo cattolica romana, e se ci fosse il tempo bisognerebbe approfondire il rapporto tra cattolico e romano. Ecco. Le chiese ortodosse sono tutte chiese, o quasi tutte chiese nazionali, le chiese protestanti idem, con qualche variante, ma sostanzialmente le chiese protestanti sono anche chiese nazionali, non nel senso che sono chiese di una nazione, ma che si definiscono a partire da uno spazio nazionale. Anche la Chiesa Valdese praticamente è nazionale, è una piccolissima chiesa. Allora, cosa dobbiamo dire? Che oggi la Chiesa cattolica non esiste, se non credo che esista, cioè come affermazione di fede, credo cattolica, ecclesia, ma solo la Chiesa ecumenica sarà cattolica. E finché non c'è la Chiesa ecumenica, non c'è la Chiesa cattolica, se non della confessione di fede. E è proprio perché c'è la confessione di fede, credo ecclesiam cattolicam,
che ci sarà, io credo, sicuramente anche la Chiesa ecumenica. Infine, velocissimamente, la Chiesa apostolica, icona della parola di Dio. Che cosa vuol dire Chiesa apostolica? Vuol dire Chiesa dei tempi apostolici, cioè sostanzialmente del primo secolo della nostra era, Chiesa fondata dagli apostoli, nata dalla loro predicazione. Quindi Chiesa apostolica significa Chiesa che si nutre della predicazione degli apostoli e che, a grandi linee si capisce, tenendo conto di tutte le varianti e le variabili, si mette nella stessa lunghezza d'onda. Ecco. Perché voi studiate la Bibbia? Perché? Per mettervi nella lunghezza d'onda dei profeti e degli apostoli. Ecco. Questa Chiesa era una, era santa, era cattolica, perché era apostolica. E questa apostolicità ha anch'essa due aspetti, uno dottrinale, cioè essere Chiesa apostolica significa ripetere sostanzialmente, accogliere la predicazione degli apostoli, l'annuncio che essi hanno dato, significa anche vivere come gli apostoli. Perché gli apostoli, ora non abbiamo più il tempo, ma semmai nel dibattito lo faremo, insomma, cioè essere testimoni di Dio nel nostro mondo costa caro, anche se noi siamo privilegiati in un certo senso perché viviamo in democrazie che accettano eccetera eccetera, ci sono, come sapete, tanti cristiani che pagano anche con la vita la loro testimonianza cristiana oggi, e in questo ripetono un pochettino l'esperienza degli apostoli, ecco, cioè la Chiesa apostolica è una Chiesa crocifissa. Ecco, allora nessuno se lo augura, naturalmente, ma bisogna sapere che è anche possibile questo, ecco, che fa parte della apostolicità della Chiesa, eventualmente anche la voce. Icona della parola di Dio, corpo di quella parola che era con Dio, che era Dio, che è diventata carne, che ha abitato per un tempo tra noi, piena di grazia e di verità. Grazie per la vostra grande pazienza.